Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Benedetta e oggi niente grembiule. Oggi mi tocca video di ringraziamento. Grazie, veramente. Fatto in casa da Benedetta ha superato i 50.000 iscritti e la pagina Facebook i 200.000 like. Cioè, io vi assicuro, sono senza parole. Cioè, è una roba per me inaudita. Come avrete capito dai video, insomma, sono una ragazza proprio terra terra, di web non ne conosco quasi niente. Ho messo in rete le mie ricette per condividerle all'inizio con gli amici e i clienti e poi ho avuto tutta questa gente come voi che mi seguite, mi mandate le foto di quello che realizzate seguendo i miei tutorial. Per me è un'emozione grandissima, quindi grazie, grazie veramente. Faccio questo video perché molti vogliono sapere cosa c'è dietro Fatto in casa da Benedetta, vogliono conoscermi un po' di più. Dietro Fatto in casa da Benedetta ci sono io, Benedetta, e c'è mio marito Marco, che fa tutta la parte delle riprese e del montaggio dei video. Lui dice che il lavoro duro, il lavoro sporco lo fa lui, perché effettivamente per montare un video impiega veramente tante ore. Io faccio la parte più divertente, quella delle ricette, che poi magari metto lì, impasto con calma e poi alla fine magari me le mangio pure, quindi... sì, diamogli il merito di fare tutta la parte difficile del canale. Tutto quello che facciamo lo facciamo con piccoli mezzi, cioè facciamo nella nostra cucina. Molti dicono che è una cucina bellissima. Può sembrare, cioè sì, è carina, una cucina carina, però molto molto veramente l'abbiamo fatta con pochissimi soldi, perché quando abbiamo ristrutturato casa, nostra casa è casa nostra e anche un piccolo agriturismo, quando abbiamo fatto i lavori eravamo veramente con l'acqua alla gola, quindi anche quando abbiamo fatto la cucina abbiamo cercato di spendere poco, quindi abbiamo fatto una cucina in muratura e abbiamo aggiunto i pensili dell'IKEA. Non so se è una linea che adesso hanno tolto dalla produzione. Io vengo da una tradizione di ristorazione, ho lavorato per più di 15 anni nell'agriturismo dei miei in cucina, quindi quando l'abbiamo studiata l'ho voluta fare come se fosse una cucina di un ristorante, quindi comoda. Quindi piani di lavoro larghi, lavandino largo, fuoco largo, infatti guarda, ecco il mio lavandino, grandissimo. Ci lavo delle teglie di 60-80 cm, una roba proprio grandissima. E anche i fuochi li ho voluti fare molto spaziosi, in modo che le pentole, la distanza tra le pentole, anche se metto delle pentole molto grandi, comunque lavoro comoda. Il piano di lavoro, tolgo la... Il piano di lavoro non è altro che, come sentite, molto resistente, non è altro che una piastrella 40-40 di un tipo di pavimento, però molto resistente e molto liscio e facilmente pulibile, quindi abbiamo fatto una piastrellatura molto, diciamo, chiamiamola particolare. Eccola qua, se volete guardarla meglio. Tutti i miei attrezzi li tengo in questo sportello magico. Ma vi dico subito, io non uso altro che quando lavoro e quando giro i video, le mie teglie in alluminio. Io sono una patita dell'alluminio, mi piace tantissimo, e ce l'ho di tutte le forme e dimensioni, per le ciambelle e per le crostate, pentole in alluminio e in acciaio, e fondamentale per me il frullino, che se mi muore questo io sono una donna finita, cioè proprio smetto di produrre. Vabbè, questo ci avrà un paio d'anni e ancora mi accompagna egregiamente. E c'ho un piccolo mini pimer, non ho grossi attrezzature particolari quando faccio i video, quando lavoro di solito in casa. Quello che usiamo quando giriamo video, a parte, vabbè, questa è la pentola, l'ho usata per alzare la telecamera, mettiamo a posto, sono delle luci, ne avevamo due ombrelli che sparano un po' di luce, migliorano appunto l'illuminazione. Uno l'ho distrutto l'altro giorno passando la scopa, mi è venuto caduto per terra e quindi l'ho distrutto, l'ho rotto. Vi faccio fare un giro fuori. Ho aperto le tende per far entrare un po' di luce. C'è il giardino e l'esterno di casa mia. Qui è dove passo gran parte del mio tempo, nel giardino oppure nell'orto che ho dietro di là, ma non ve lo faccio vedere perché al momento è veramente in disordine. E in fondo, non so se riuscite a vedere, dietro l'albero grande si vede appena il mare.
Qui è dove passo gran parte del tempo e questo è il computer che uso di solito per rispondere ai messaggi. Scusatemi se ultimamente non riesco a rispondere a tutti, ma me ne arrivano veramente tantissimi. Questo è l'angolo dove mio marito gira i video. Ecco Nuvola che sta scendendo. Vieni Nuvola, vieni, scendi. Il cane, che giustamente lui dorme sopra perché è più in silenzio. Questo appunto è l'angolo dove lui gira i video, lo fa di solito la notte con la musica al massimo. Io che sto sopra lo amo profondamente quando fa il montaggio dei video. E questa è la macchinetta che usiamo per girare i video, è una Canon G7X, è una compatta, molto semplice ed elementare, quindi come vedete non abbiamo grosse strumentazioni. Le scale portano al piano di sopra dove abbiamo le camere. Uscendo di qua ho l'altro ingresso, è Nuvola che fa baccano. Questa è la carriola che per me è un'amica fedele. E questa è casa mia. Non so se riuscite a vedere. E qui c'è una grande novità in arrivo, è la realizzazione di un piccolo sogno. Vi faccio semplicemente dare un'occhiata, ma voglio ancora mantenere il segreto per scaramanzia. È da tempo che sto cercando di realizzare un sogno e spero presto veramente di realizzarlo, ma vi tengo aggiornati per questo. Ecco, questa è casa mia, come vedete questo è fatto in casa da Benedetta, tutto molto molto fatto in casa. Ho fatto questo video appunto semplicemente per ringraziarvi, perché siete tantissimi, mi emoziona tantissimo questa cosa, che mi seguite, mi mandate le foto, mi fate vedere quello che realizzate con la mia ricetta, per me è un'emozione grandissima. Quindi vi saluto, spero di non avervi annoiato, ci vediamo al prossimo video e mi raccomando un bel mi piace e se non siete ancora iscritti iscrivetevi. A presto! Ecco qua, ed il giro della casa di Fatto in Casa da Benedetta è finito. Il tour virtuale di a casa di Fatto in Casa ed il tour virtuale di Fatto in Casa da Benedetta è finito. Siamo tornati in cucina.